Buongiorno a tutte Sporty Ladies e a tutti anche i maschietti, amici, parenti, conoscenti delle nostre Sporty Ladies che ci stanno guardando. Oggi faremo una lezione di Flow Tone in cui andiamo a vedere degli esercizi per alleviare il dolore nella zona lombare, ok? Quindi il mal di schiena. Detto ciò, vi spiego cosa faremo oggi. Oggi facciamo appunto degli esercizi a terra, quindi con il tappetino o col tappeto, però cercate di rimanere nelle vicinanze di una parete o un armadio, insomma, su cui potete appoggiare le gambe, ok? Quindi niente, direi che possiamo partire subito. Non credo mi vedrete voi, però aspetta che sistemo un secondo la telecamera. Beh, non so se mi vedrete. Ho poco spazio di manovra qua. Comunque va bene, niente. Allora, dicevamo, dolore al mal di schiena può essere causato da un sacco di cose, ok? Quindi da un sacco di situazioni, non so, qualsivoglia. Comunque ci concentreremo prevalentemente nella zona lombare, cercando di mobilizzarla un pochino e di appunto alleviarne le tensioni, ok? Quindi ci mettiamo sdraiati proni, quindi pancia in giù, e con le braccia in questa posizione, con la testa appoggiata. Prima di tutto recuperatevi una coperta, un cuscino, un qualcosa che magari dopo vi potrà servire, ok? Lo prendo anch'io. Così vi faccio vedere come va utilizzato nell'eventualità di... Ok, dicevamo, ci mettiamo proni. Mi vedete? Sì. Braccia appunto sotto la testa. E proviamo a fare le retroversioni del bacino. Quindi vuol dire che devo cercare di staccare la pancia e poi lascio. Stacco la pancia da terra e poi lascio. Non so se si vede. Devo cercare di sollevare questa parte, ok? Staccandola da terra. Chiaramente senza staccare tutto, solo quella parte lì. Mi spingo in alto la zona lombare e torno giù. Ne facciamo 10. Salgo e appoggio. Stacco e appoggio. Stacco e appoggio. Stacco e appoggio. Stacco. Appoggio. Stacco. Appoggio. Su. Giù. Su. Giù. Ultimo. Su. E giù. Ok, ora distendo le braccia in avanti, punto le dita, diciamo, spingo forte e provo a staccare un pochino il dorso, il petto, scusate, la terra, quindi sollevo il dorso, tengo, devo schiacciare forte sulle mani. E appoggio. Di nuovo
cercate di tenere il collo in linea con la vostra schiena, quindi non all'insù, non all'ingiù, ma dritto, ok? E appoggio. Di nuovo su. Cercate di essere belle lunghe, di allungare bene le braccia e posizionare le mani il più lontano possibile, ok? E appoggio. Di nuovo, su. E appoggio. Ragazzi, lo sforzo non va fatto con la schiena, quindi non è la schiena che mi tira su. Sono io che spingo con le braccia, ok? La schiena non è contratta. Stacco. L'ultimo. Mentre siete su, cercate di respirare e di rilassare la schiena, ok? E appoggio. Come sta andando? Ecco, non mettetevi in questa posizione perché non diciamo che non va proprio bene, però mi metto io per parlare con voi, se no non vedete mai la mia faccia. Voi state pure appoggiate nelle posizioni più comode, ok? Come sta andando? Fatemi sapere se c'è qualcosa che non va, se c'è qualcosa che non riuscite a fare, ok? Quindi adesso posiziono il braccio destro sotto la testa come all'inizio. Il braccio sinistro disteso in avanti. Sollevo il braccio sinistro e la gamba destra. E rimango. E stop. Nuovo, stacco, 5, 4, 3, 2, 1 e rimane, e lascio. Di nuovo, stacco, 5, 4, 3, 2, 1 e lascio. Cambio braccio, cambio gamba. Stacco. 5, 4, 3, 2, 1 e appoggio. Stacco di nuovo, 5, 4, 3, 2, 1 e appoggio. L'ultimo, stacco, 5, 4, 3, 2, uno e appoggio e riposo. Ok, come va? Come sta andando? Spero tutto bene. Allora, ora ci mettiamo in quadrupedia. Ok.
quadrupedia e facciamo dei piccoli movimenti di retroversione del bacino, piccoli piccoli, su e giù, su e giù, cercando di mobilizzare solo la zona lombare, quindi non gonfio il dorso, il dorso rimane fermo, è solo la zona lombare, solo sotto, su e giù, su e giù. Anche qui ragazzi il collo sempre in linea, non su, non giù, in linea. Ok, allo stesso modo di lato. Ok, devo praticamente spostare, cioè ruotare il bacino in questo modo. Ok, quindi avvicino di prima l'anca alla spalla sinistra e poi avvicino l'anca alla spalla destra. Mi raccomando, la parte sopra rimane sempre ferma, è solo la parte sotto che si muove. Destra, sinistra, destra, sinistra. Ok, e stop. Adesso dalla posizione di quadrupedia andiamo nella posizione di down dog. Non so se ve la ricordate, è questa. Io scivolo tantissimo con le calze. Ok, mi raccomando, non cercate di sentire un allungamento della colonna piuttosto che un allungamento della parte posteriore della coscia, ok? Se sentite troppo tirare con le gambe tese, piegatele. L'importante è che incastrate bene la testa nelle spalle e lasciate il collo morbido, ok? Quindi va bene anche in questa posizione. L'importante è che la schiena sia allungata. Se riuscite a farlo con le gambe tese, tanto meglio. Ok, da questa posizione, scusate, non mi ricordavo più cosa dovevo fare, avvicino il piede destro alla mano destra e vado in una sorta di affondo. Ok, quindi vado bene indietro, scusate, non togliere i calzini perché sennò scivolo troppo, non riesco a stare in posizione. Ok, dicevamo, dalla posizione di affondo giro bene il piede dietro, ok, mano sinistra sul fianco, mano destra appoggiata in questo modo, ok? O a terra, comunque di fianco al piede. Ruoto e guardo verso il soffitto. Respiro intanto, non tengo il fiato. E appoggio. Appoggio il ginocchio, torno nella posizione di down dog, ok?
faccia di vedere con le gambe piegate. Piede sinistro vicino alla mano sinistra. Allungo bene la gamba dietro, ruoto il piede dietro, mano destra sul fianco, mano sinistra a terra, ruoto e guardo il soffitto. Se volete, o se non riuscite a stare in questa posizione, potete mettere un rialzo sotto alla mano, ok? In modo tale da sollevarvi un pochino e non avere difficoltà. Appoggio la mano, ruoto il piede, porto anche l'altro piede avanti. Ok. Da questa posizione rilasso bene tutta la schiena, le gambe sono piegate, perché rischiamo di avere troppa tensione dietro le ginocchia, nella parte posteriore della coscia, eccetera, e quindi di non sentire il lavoro sulla schiena. Quindi piuttosto piego un po' le gambe. Sto a penzoloni. Appoggio i gomiti sulle cosce, ok, e mi siedo. Da questa posizione allungo le braccia in avanti, allungo, è come se mi stessero tirando in avanti. Riappoggio i gomiti sui talloni, scusate, i gomiti sulle ginocchia, e mi rialzo. Io ora esco dall'inquadratura, non vi preoccupate. Mi sposto alla parete, ok? Quindi ci mettiamo alla parete. Io ho il mobile, non ho la parete, ho il mobile, però va bene. E scusate, e prendo eventualmente il cuscino del divano, piuttosto che va benissimo anche una coperta piegata, ok? E facciamo, ci sdraiamo pancia in su con il cuscino dietro la testa se avete problemi di cervicale. Se invece non avete problemi, potete anche, cioè, dovreste farlo senza il cuscino. Ok, chi ha problemi di cervicale, quindi dà fastidio tenere la testa all'indietro, quindi sdraiandosi a pancia in su, può mettere dietro un cuscino, non troppo alto, mi raccomando, perché sennò state in questa posizione non va troppo bene. Ci mettiamo a una distanza che ci permetta di avere i piedi appoggiati alla parete con le ginocchia piegate, ok? In questa posizione rilasso la schiena. So che non mi vedete, non importa, mi sentite parlare. E rilasso, respiro bene. Faccio dei bei respironi lunghi. Le braccia sono lungo il corpo. Cercate di
concentrarvi sui muscoli della vostra schiena e di rilassare il più possibile tutte le tensioni che ci sono intorno alla colonna, specialmente nella zona lombare. Ok, ora a cavallo una gamba, prendo la caviglia del piede destro con la mano sinistra e prendo allo stesso modo la caviglia del piede destro con la mano, scusate, la caviglia del piede sinistro con la mano destra. Tiro le caviglie verso di me, quindi verso il petto. Dovete sentire allungare tutta la parte delle cosce e detensionare la zona lombare. Lascio la caviglia sinistra che riappoggio alla parete, lascio la caviglia destra e cambio le gambe. A cavallo la sinistra sopra la destra e l'afferro con la mano destra. Porto la sinistra vicino e tiro entrambi al petto. Respiro bene, respiri profondi che aiutano a rilassare la muscolatura. Ok, appoggio il piede destro, appoggio il piede sinistro. Ora allargo i piedi quanto più mi è possibile, ok? Quindi da qui e rilasso nello stesso modo in cui ho fatto all'inizio. Quindi rimango, braccio lungo i fianchi e rimango. Qui respiri profondi e cerchiamo di concentrarci sulla schiena, sulle tensioni che sento vicino alla mia spina dorsale. Chiudo bene, appoggio al muro, mani sulle ginocchia, le avvicino e faccio dei cerchiolini, ok? Piano piano
non troppo grossi, cerchiolini. Cambio giro. Mi appoggio di fianco, rotolo, 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 appoggio la mano e mi giro, mi sollevo, intanto riposiziono tutto l'ambaradan, mi sollevo e mi metto in ginocchio sul tappetino. Vado a fare la conchiglia, quindi in questo caso ragazze il cuscino potete usarlo, se non riuscite a sedervi sui talloni usate il cuscino, lo mettete sui talloni, non troppo sotto le ginocchia, sui talloni, in modo tale che siate appoggiate e allungo bene la schiena. Chiaramente se non vi basta il cuscino potete utilizzarne due, ok? In modo tale che abbiate più spazio coperto, tra virgolette, nel senso che più spazio occupato dai cuscini, ok? Scusate, non mi ricordo cosa devo fare dopo. Ok. Mi rialzo piano piano e mi metto seduto. Il cuscino lo tengo perché mi ci siedo sopra. Ok. Allungo i piedi. Le gambe, i piedi, allungo le gambe, appoggio le mani dietro, dietro la schiena e spingo in avanti tutta la colonna, ok? Cercando di raddrizzarla. Anche qua, se non vi basta un cuscino per riuscire a stare in questa posizione, mettetene due, tre, ok? In modo tale che vi alziate un pochino e che riusciate a stare in questa posizione senza sentire tensione dietro le gambe. Ok, lascio. Adesso, un'altra posizione non molto comoda, piego le gambe. La gamba destra va sotto, appoggiata. Bene davanti, ok, non di lato ma davanti. Prendo la gamba sinistra. La porto al di fuori della destra, al di fuori del ginocchio destro e la abbraccio.
ok? Con la mano destra. Con la mano sinistra vado dietro la schiena e ruoto. Devo spingere con la mano dietro per ruotare, eh? Respiro, ragazzi, respiro in modo tale da rilassare tutti i muscoli della schiena. E ritorno, piano piano, torno alla mano che era dietro e lascio il braccio. Scavallo le gambe, ok, e ripeto la stessa cosa dall'altra parte, quindi bene vicino il piede sinistro al gluteo, il ginocchio davanti, gamba destra la porto con un piede fuori dal ginocchio sinistro. Mi raccomando, cercate di non stare storte, cioè di avere bene tutti i glutei appoggiati al piano d'appoggio, quindi al cuscino o a terra volendo, ok? Abbraccio, mano dietro, spingo e ruoto. Lascio la mano dietro, lascio la mano davanti, scavallo le gambe, e mi sdraio. Tolgo il cuscino, ovvero lo tolgo da sotto il sedere, ma volendo lo posso mettere dietro la schiena, cioè dietro la testa. Mi sdraio. Gambe piegate, piedi appoggiati, le mani sono qua appoggiate sui fianchi, sulle ossa delle anche, ok? Devo fare pressione con le braccia, spingendo via, tra virgolette, le cosce, ok? Quindi spingo e cerco di allungare tutto il possibile, tutta la colonna, ok? Respiro lentamente e rilasso tutto. Lascio. Ok, allungo le gambe, le braccia lungo i fianchi, chiudo gli occhi e respiro.
io vi lascio. Se volete potete stare ancora qualche minuto a respirare, a rilassarvi. Per oggi abbiamo concluso la nostra lezione di Flow Tone. Spero vi sia piaciuta e che vi sia servita appunto per alleviare le tensioni muscolari della schiena, ok? Quindi commentate sotto il video. Un abbraccio, un bacione, buona giornata, ci vediamo la prossima settimana. Vi lascio gli appuntamenti di Karin e Lisa nel pomeriggio e stasera. Un bacione.